il Museo della Valmalenco. Una lunga storia iniziata con la sua inaugurazione nel lontano 1970, quando poteva vantarsi di essere il primo museo storico, etnografico e naturalistico dell'arco alpino. Ideato e realizzato da un gruppo di amici, oltre a me, Giancarlo Carrara e dal dottor Nemo Canetta, ha contribuito a salvaguardare il patrimonio materiale e culturale della valle fino a quando, sfrattato dai locali della chiesa parrocchiale, ha dovuto chiudere nella vana attesa che il comune trovasse altri locali idonei. In questo sito ne proponiamo la visita virtuale, quella che veniva effettuata negli anni scorsi da migliaia di villeggianti. Ma il museo non si è limitato alla pura e semplice esposizione dei reperti, si è infatti aperta la valle con la costituzione di quello che allora si chiamava Museo all'Aperto, o meglio Museo Diffuso, e che oggi con un termine più moderno viene definito ecomuseo, cioè un territorio caratterizzato da ambienti di vita tradizionali, da un patrimonio naturalistico, storico e artistico particolarmente rilevanti e degni di tutela e di valorizzazione. Ecco, 200 chilometri di sentieri che conducono a località di interesse storico, etnografico e naturalistico e che vengono così a trasformarsi nell'ideale prolungamento all'aperto delle rispettive sezioni del museo. A coronamento di tutto, ecco l'alta via della Valmalenco, 8 tappe e 18 varianti tra escursionismo, storia, natura ed etnografia alla base dei gruppi del Disgrazia, del Bernina e dello Scalino. Patrimonio questo, fruito negli anni da centinaia e centinaia di appassionati, è diventato il fiore all'occhiello delle proposte escursionistiche della valle al motto di camminare per conoscere. Oggi è nata l'idea di costituire un ecomuseo della Valmalenco. A parte l'inserimento di importanti novità, come quella offerta dall'ecomuseo minerario della Bagnada, ci sembra che qualsiasi progetto in tal senso non possa fare a meno di fare riferimento a quanto già ideato, realizzato e da tanti anni operativo, pur nei limiti del volontariato. Pensate che l'intera realizzazione del progetto del museo diffuso è costata allora la bellezza di 150.000 lire. Oggi invece ci sono a disposizione delle somme ingenti che speriamo siano impiegate in modo costruttivo per valorizzare quanto ormai è entrato a far parte del patrimonio della Valmalenco.